No, Comitato Sardo Gettiamo le Basi, ci chiamiamo così grazie ad Aviano che nel 97 ha organizzato un convegno che ci ha toccato nell'orgoglio, come noi che siamo il peggio del peggio dell'Italia, zitti e immobili e loro che si mobilitano. È stato un colpo potente, vi ringraziamo ancora. Noi partiamo da un presupposto come comitato, che se vuoi dire. Se vuoi ripudiare davvero la guerra, devi ripudiare le basi della guerra. L'Italia per 50 anni ha vissuto in pieno concubinaggio con le basi della guerra che formalmente ripudiava. E per portare avanti questo matrimonio segreto, questo concubinaggio, ha usato la Sardegna come la sua sentina, caricando la maggior parte della penalizzazione sulla Sardegna. Cioè la lotta contro le basi della guerra è opposizione radicale alla guerra, indica percorsi concreti. Anche perché la gente, quando la popolazione, quando si rende conto della portata di deprivazione di sovranità, dà prova di enorme capacità di resistenza. Quando parlo di perdita di sovranità, è non solo la perdita delle risorse, la perdita del lavoro, come ci ha fatto vedere la lotta di Teulada, è la perdita sulla gestione dei propri tempi di vita scadenzati in base alle esigenze militari, e in Sardegna perdita di vita reale in termini di tumori. C'è un libro molto interessante scritto da scienziati contro la guerra che si intitola Il male invisibile, sempre più visibile. La presenza militare come tumore sociale che causa tumori reali. In modo molto sintetico, questo titolo contiene la radiografia, la diagnosi e la prognosi. Quello che noi abbiamo fatto in Sardegna, dico noi come movimenti di base, è stato rendere visibile questo male, rendere visibile l'intollerabilità di questo. Chiaro che purtroppo la Sardegna è privilegiata perché tale è tanta la penalizzazione inferta da queste basi che è molto più facile. La Sardegna ha questo doppio ruolo di martire e di vittima. Quando dico martire, non sto esagerando, vi do soltanto un dato. Noi abbiamo sempre messo in evidenza appunto i tumori reali causati dalle basi. Ci hanno sempre detto fantasie, non è scientifico. Avevamo le liste con nomi e cognomi, ma non era scientifico. Dopo 5 anni di lotte, dico 5, siamo riusciti a strappare un'indagine epidemiologica. L'indagine quantifica purtroppo ci offre spiegazioni che sono a livello di fantageologia, fantameteorologia, pur di non mettere in discussione le basi, a proposito di governi amici, così. L'abbiamo quantificata, però pare che non sappiamo bene se ce l'hanno portata gli UFO o chissà chi queste malattie. L'importante è non mettere in discussione le basi. Un piccolo paese, una frazione, sono 150 abitanti, case sparse, incuneate dentro quello che è il poligono più grande d'Europa, il poligono di Salto di Quirra, il secondo poligono più grande d'Europa è Teulada. 150 case, tra 150 abitanti, scusate, 20 tumori al sistema emolinfatico. E sono percentuali che non si trovano neanche nelle zone più bombardate dell'Iraq. Un altro paese, sempre ai confini di questo poligono, contiamo 14 casi di malformazioni genetiche. Tra i militari che stanno in questo poligono ne contiamo 15 e quando dico contiamo sono i dati accessibili alle organizzazioni di base, quindi molto molto limitati, cifre approssimative per difetto, quelli dei civili sono stati confermati dalla recente indagine epidemiologica. Ecco il tumore reale causato dalle basi.
In Sardegna si è presa coscienza di questo male che ci sta, che sta divorando l'intera isola. I due fronti, il fronte, diciamo, del no alle basi, in quanto le basi creano la guerra, se taglio le basi non tolgo alla guerra la possibilità effettiva di dispiegarsi. Ecco, il fronte, chiamiamolo pacifista, per intenderci in modo facile, purtroppo stenta ancora oggi a fare in propria, in pieno, questa campagna, tranne che in Sardegna, che ormai dal 2000 il movimento contro le guerre, il movimento per la pace, ha ormai come slogan portante, in genere in sardo, no basi, no guerra. Niente basi, niente guerra. Ha unito le due cose. L'altro fronte, che parte dalla penalizzazione inflitta alle sue condizioni di vita, ecco, non coincide automaticamente con l'altro, però è in grado di sferrare un colpo mortale alla macchina bellica. Teulada, l'avete visto, Teulada, che parte da una cosa banalissima: il diritto al lavoro in sicurezza, quanto di più banale possa esserci. Partendo dalla richiesta del diritto al lavoro in sicurezza, per 3 anni ha bloccato le manovre militari. Quest'anno non le fanno, perché bloccagliele 3 volte consecutive, e queste manovre costano. Sappiamo che i clienti paganti del poligono hanno disdetto, perché non è molto sicuro, cioè questa gente è un po'. E la Maddalena, allora, faccio una presa. Nel 2002 questo lavoro di base, di informazione, di raccolta dati sui casi di cancro, di raccolta dati sui posti di lavoro negati, questi nodi, la divulgazione di quella che è l'oppressione in termini quantitativi e qualitativi, diciamo, sono immersi in modo potente nel 2002, dove le varie lotte si sono intrecciate. Nel 2002 emerge quella che chiamiamo ormai la strage di Quirra, o il genocidio di Quirra, gridato sulle prime pagine di tutti i giornali sardi, silenzio agghiacciante, tombale, da parte della stampa italiana. Ho 5 casi. Liberazione, Metro, Sigfrido Ranucci, su Rai News, un articolo su Il Salvagente. Per 4 anni, nel 2004 c'è stato un servizio sul Report. 2002, appunto, la stampa che sempre in prima pagina incominciamo un morto qui, un altro morto, un altro malato. I pescatori ripartono con la loro lotta per il diritto al lavoro. Nel 2002 vengono fuori i piani degli Stati Uniti per la nuova base alla Maddalena, e ricomincia la rimessa in discussione non della nuova base, ma della base esistente. La Sardegna, che allora c'era un'amministrazione di centrodestra, boccia tramite Comepa i progetti della nuova base USA. Parte una mobilitazione popolare diffusa, capillare, presidi al comune della Maddalena dalle 9 del mattino a mezzanotte, presidi alla regione, stanati i consiglieri regionali, perché era la patata bollente. Nessuno voleva esprimersi, cioè prima si è cercato di farla passare in segreto, fallita questa manovra della decisione nelle occulte stanze, allora veniva in salita. Parte insieme alla Maddalena la mobilitazione della Corsica, prendono posizione i produttori di vino, che puntavano sul prodotto di qualità, per cui avere una base nucleare a 2 passi dalla cantina comprometteva l'immagine. Presa di posizione dei produttori di formaggio, ecco, non erano posizioni contro ideologiche,
prese di posizione che partivano da interessi concreti. Cittadini normali, maddalenini, che denunciano nelle varie sedi internazionali Bush in quanto comandante delle forze armate, accusandolo del cancro che avevano. Clamoroso, un consigliere provinciale di Forza Italia che denuncia in tutti i tribunali internazionali le nefandezze, il groviglio di bugie, menzogne e illegalità della base della Maddalena. Lui aveva un cancro e riteneva la base responsabile del cancro, anche lì, se volete, interesse molto molto concreto. Cioè, partita questa mobilitazione capillare, il Consiglio regionale, siamo all'amministrazione di centrodestra, nel 2004 ha fatto proprio il documento elaborato dalle associazioni Sardo Corse e ha bocciato in modo clamoroso la linea filogovernativa della Giunta, che chiaramente era allineata col governo per il potenziamento della base, e delibera smantellamento dell'esistente in tempi rapidi e certi, a maggioranza, da un consiglio regionale di centrodestra. Quando siamo arrivati poi alle elezioni amministrative del 2004, lì si è creata, chiamiamola, una sorta di lobby di pressione elettorale, dove abbiamo chiesto ai candidati alla presidenza e a tutti i candidati consiglieri di firmare 3 impegni. Mi impegno a battermi con ogni mezzo non violento, politico, amministrativo, giuridico, legislativo, contro la presenza della base della Maddalena, lo smantellamento del poligono della morte e il salto di Quirra, Teulada, e la chiarezza sull'uso di uranio impoverito, perché quando parliamo di uranio impoverito, ecco, la lotta che ha fatto emergere il problema di queste armi ai limiti di legge, usate sia nei teatri di guerra sia nei poligoni italiani. Questo è partito dalla Sardegna. Nel 99, quando in Italia nessuno parlava ancora di uranio impoverito, se non in termini molto generici, in Sardegna era enorme la mobilitazione. Il Consiglio Comunale di Teulada già interrogava formalmente i vertici militari sull'uso di uranio, che chiaramente negavano sempre. Le manifestazioni del 4 novembre, è dal 99 che in Sardegna si fanno, partecipiamo alle manifestazioni organizzate dai militari chiedendo verità e chiarezza sui militari morti di sindrome Golfo Balcani Quirra. Non siamo molto graditi, però abbiamo rotto anche il fronte dei militari, per dirla così, per dare l'idea di quella che è la presa di coscienza che c'è del pericolo delle basi. Per esempio, i poliziotti, il sindacato di polizia di destra ha sollevato in modo pubblico il problema: non vogliono più andare a fare le esercitazioni nei poligoni di Teulada e di Quirra, perché dicono i poliziotti di destra che sono pieni di uranio. Noi prima ci muovevamo sempre con la scorta della Digos dovunque. Da quando questi poliziotti hanno incominciato a dire che i poligoni sono all'uranio, che era la battaglia nostra, ci hanno tolto la scorta. Ecco, queste sono le lotte che si sono innescate, che è dal 2000, con questa accelerazione molto grossa che si è avuta a partire dal 2002, che ha investito tutti i santuari della guerra. Adesso abbiamo i governi amici. Appunto, nel 2004 li abbiamo dovuti inseguire, fargli firmare quello che chiamiamo il contratto col popolo sardo. 3 firme, non sia mai che poi dicano che l'hanno messa per sbaglio e non se ne sono accorti. Ne hanno messo 3.
durante la campagna elettorale del 2005, in Sardegna tutti i leader politici della sinistra e della destra hanno promesso via le servitù, parola ambigua ma non entro in merito, via le servitù, tutti si sono impegnati a liberare la Sardegna dal carico militare che la penalizza in misura iniqua. Questo ci dà l'idea della forza che ha conquistato il movimento di base della strappare ai politici la promessa. Altra faccia della medaglia, i governi amici. Passata la festa, gabbato il santo, così si dice normalmente. La Sardegna dal 2002, a prescindere dalle amministrazioni di destra e di sinistra, dal 2002 la Sardegna boccia tutti i programmi di addestramento nei poligoni. Adesso è stato trovato l'accordo tra il governatore amico Soru e il governo amico Parisi. Via al bombardamento della Sardegna, perché abbiamo la missione in Libano. La Sardegna, senza le manovre di guerra e le sperimentazioni di guerra in Sardegna, la missione in Libano non può essere fatta. Da una parte questo ci conferma quello che noi diciamo da sempre, che purtroppo il movimento della pace stenta a prendere in considerazione, che senza le basi non ci può essere guerra, che deve tagliare le basi, i poligoni e gli arsenali della guerra. Purtroppo, cioè, ci conferma questo. D'altra parte ci stanno ricacciando indietro a prima del 99, anno in cui in Sardegna sono partite tutte le lotte grosse. Altro accordo tra i governi amici, che ringraziamo tanto, preferivamo il nemico Berlusconi a questo punto, i governi amici hanno trovato l'accordo non per smantellare il poligono della morte Salto di Quirra, ma per potenziarlo a fini civili naturalmente, perché il poligono dovrebbe diventare un polo culturale. Quindi, queste sono le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario alla difesa Emidio Casula in visita in Sardegna, trovato l'accordo difesa-regione per potenziare, a fini civili naturalmente, il poligono della morte del Salto di Quirra. I morti, certo, c'è stata l'indagine epidemiologica, ma l'istituzione l'hanno già dimenticata. Siamo rimasti gli unici a difendere i dati di un'indagine che per altri versi contestiamo, perché a livello metodologico non ci quadra, ha giocato a minimizzare, eccetera. Dimenticata. La Maddalena. Beh, la Maddalena ci hanno raccontato che c'è stata la corsa a mettersi la medaglietta. Fini dice che merito suo, Berlusconi dice che merito suo, Soru tutto merito mio. E Cossiga, poi è entrato in ballo anche Cossiga, no, 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 io sono il libertador della Maddalena. Noi, prima di dire che gli americani se ne andranno via dalla Maddalena, aspettiamo di vederli partire. Canteremo vittoria il giorno che li vedremo andare via. Alla Maddalena c'è il problema di un inquinamento, a questo punto diciamo documentato. Prima erano voci, adesso abbiamo i dati quantificati, più 177% di tumori al sistema immunolinfatico, più 335% di melanoma, eccetera, eccetera. Abbiamo i dati scientificamente quantificati. E il ministro della Difesa Parisi ci dice che è tutto a posto. La regione tace in modo totale. Il sindaco e i sindacati minacciano di denunciare tutti quelli che mettono in discussione la purezza delle acque cristalline della Maddalena e gridano al complotto internazionale su chiunque tolga fuori i dati dell'impatto sanitario.
Qual è la politica? Noi stiamo vivendo questa politica, ci stanno raccontando che abbiamo vinto su tutta la linea, dalla Maddalena vanno via, Teulada sarà presto smantellata, avete vinto su tutta la linea. Che cosa state in piazza? A che cosa servono le associazioni di base? Ormai la battaglia è stata assunta saldamente dal ceto abilitato e competente, dal ceto politico che se ne sta facendo carico. Abbiamo i governi amici, vediamo di non scocciare il guidatore, tornatevene a casa, avete vinto. Questo è il clima che stiamo vivendo oggi in Sardegna. Diciamo che non è vincente, perché la mobilitazione continua e continua ancora. Chiudo con, che mi piace molto, con le parole di uno dei pescatori di Teulada, che commentando la sua lotta, perché loro ci hanno insegnato che si può combattere e si può vincere, che non siamo perdenti in partenza, e loro dicono: per 50 anni davanti a questo mostro abbiamo cercato sempre di ridurci, di rannicchiarci, di stare zitti, però più noi ci siamo ritirati, più questo mostro cresceva. Alla fine abbiamo capito che avevamo soltanto un'alternativa, o lui o noi. Abbiamo deciso di combatterlo e abbiamo capito che siamo capaci di colpirlo al cuore. L'abbiamo ferito mortalmente, però siamo capaci di colpirlo al cuore. Queste sono le parole di cui ringrazio i pescatori di Teulada, che ci insegnano, ci confermano che quando la società civile è consapevole del danno che subisce e del danno che fa col suo silenzio complice, consentendo le guerre, dà capacità di mobilitare tutte le sue risorse, e non c'è potenza armata, non ci sono né potenza economica che riesca a vincere questa società organizzata che lotta per i suoi diritti.